Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Si è da poco conclusa la partita tra il Sassuolo e la Roma, valevole per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Risultato finale 2-2. Partita in cui, lo diciamo subito, soprattutto in considerazione del fatto che al Sassuolo mancavano i Scamacca e Raspadori, che erano assieme a Berardi i due attaccanti principali della squadra, che doveva rappresentare per la Roma un'occasione ghiotta per conquistare i tre punti, e ciò non è stato. Non è stato perché la Roma, come al solito, è vittima di se stessa, delle sue paure, delle sue ansie, dei suoi nervosismi. E questa è una squadra che neanche Mourinho, fino ad oggi, a domenica 13 febbraio, è riuscita a cambiare nella mentalità. È un 11 che scende in campo senza una grossa idea tattica, ma che soprattutto alla prima grossa difficoltà che il campo le presenta va a naspa. A naspa è il termine esatto, il termine giusto per dire e rappresentare quello che ogni volta succede sul campo. Passando alla cronaca, velocemente, la Roma è riuscita a trovare la rete del vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco per un calcio di rigore concesso dall'arbitro Guida dopo un tocco di mano in area di rigore da parte di Chiriches. Sul dischetto né Oliveira né Pellegrini, bensì Tammy Abraham, che ha calciato il rigore in modo impeccabile, portando la squadra giallorossa agli spogliatoi con il risultato di 1-0. Da lì in poi pensavamo tutti ad una partita totalmente in discesa per la squadra giallorossa, ed invece no, perché appena siamo scesi in campo nella seconda frazione di gioco c'è stato subito il gol del Sassuolo su una discesa nella zona sinistra del campo della squadra giallorossa. Karsdorp si è perso l'uomo, Traoré ha tirato praticamente con Smalling, che in scivolata ha cercato di chiudergli lo specchio della porta. Non ci è riuscito, e quella leggera deviazione di Smalling ha tratto anche in inganno Rui Patricio, che però ha commesso un errore grave facendosi passare la palla sotto le mani e consegnando al Sassuolo il gol del pari. Al 73esimo poi c'è stato il 2-1 di Junior Traoré, e per quello che riguarda l'azione c'è stato un assist meraviglioso da parte di Berardi, che ha pescato il Liboriano in area di rigore con mancino dalla destra, e lo stesso Liboriano ha anticipato Karsdorp, oggi totalmente fuori fase sia a livello difensivo che offensivo. E ripetiamo, Traoré ha controllato la sfera e ha freddato Rui Patricio con un destro potente da pochissimi passi. E così, a livello di classifica, purtroppo la Roma non raggiunge la Lazio a 42 punti, 42 punti che avrebbero voluto dire andare ad un punto dall'Atalanta e a 3 punti dalla Juventus. Chiaramente Atalanta e Juventus giocheranno questa sera, l'Atalanta deve ancora recuperare una partita, ma che ci avrebbe permesso di vedere quel match, che sta giusto appunto per iniziare, con uno spirito differente, con lo spirito di una squadra che, nonostante tutte le difficoltà, poteva per assurdo ancora essere in corsa per il quarto posto, che ad inizio anno doveva essere l'obiettivo principale, ma che purtroppo, soprattutto per le prestazioni che sta fornendo la squadra giallorossa, al momento è pura utopia, anche perché le 11 sconfitte in stagione non fanno presupporre nulla di buono, anche se poi la squadra va a tratti, ci sono dei momenti in cui si può iniziare a pensare che le cose vadano per il verso giusto, altri invece in cui ogni tifoso della Roma si mette le mani nei capelli proprio perché vede questa squadra che commette degli errori gravissimi. Tutti hanno delle responsabilità severe in questo, dal magazziniere al presidente, insomma, per gli aspetti di campo comunque oltre ai calciatori non si salva nemmeno Mourinho. Non dirlo sarebbe chiaramente un atto non sarebbe un atto di buon senso, e insomma il buon senso deve sempre prevalere. È una squadra, la Roma, che ha pochissime idee, e anche oggi comunque dopo l'espulsione di Ferrari e la superiorità numerica la Roma non è riuscita a creare grosse occasioni da gol e non ha mai tirato in porta effettivamente. C'è da dire che la Roma comunque giocava contro una squadra che in quel momento non aveva Ferrari, che era giusto appunto il caposaldo della difesa, e a cui mancavano anche ripeto, Scamacca e Raspadori, che sono due calciatori importantissimi per questa squadra. E la Roma, ripeto, ha dei problemi seri a livello di gestione del match, perché spesso vengono sbagliate le ultime scelte negli ultimi 16 metri, ma anche perché nei banali passaggi, quindi anche a pochi metri, ci sono degli errori clamorosi. Le marcature preventive spesso vengono a mancare, e molto spesso anche all'interno dell'area di rigore non ci sono quelle marcature necessarie. Le diagonali sono molto spesso sbagliate. Oggi, per esempio, soprattutto Karsdorp sulla destra non è riuscito assolutamente ad imbroccarne una, né in fase difensiva né in fase offensiva, mentre per assurdo Vigna, che era stato molto criticato nelle ultime settimane,
è stato uno dei migliori in campo per la squadra giallorossa. Non si capiscono soprattutto alcuni cambi effettuati da Mourinho, perché Felix Afenaghian, che oggi giocava accanto ad Abraham, non ha praticamente strusciato un pallone. Mourinho avrebbe dovuto toglierlo nella prima frazione al termine dell'intervallo. Questo non è avvenuto. È inspiegabile lasciare in panchina per tutto quel tempo sia Cristante che Bedou, che comunque sono due giocatori di sostanza a centrocampo. Mkhitaryan ha fatto una buona partita, ma chiaramente non nel suo ruolo. E poi non si capisce neanche il cambio di Vigna invece che Carlos, al proposto di Mietrandrais. Ricordiamoci sempre che Mietrandrais è vero che è un jolly della difesa, ma gioca molto meglio sulla fascia destra, che è il suo ruolo naturale, rispetto alla sinistra. E quindi ci ritroviamo nuovamente a dover commentare una Roma che acciuffa, che non vince, ma che acciuffa il gol del pari in pieno recupero, con un colpo di testa di Cristante al sesto gol contro il Sassuolo, un record, su un calcio d'angolo battuto da Veretout, palla che era stata salvata da Maxime Lopez, ma ben oltre la linea. Infatti la goal line technology, l'arbitro guida l'ha indicato subito, ha segnalato immediatamente che la palla aveva oltrepassato la linea di porta. Il pareggio sostanzialmente smorza leggermente una rabbia che sarebbe stata molto più grande, ma lascia un grande amaro in bocca, giusto appunto perché è vero che puoi andare a pareggiare contro il Sassuolo, che comunque è una signora squadra, ma era comunque meno amato da delle assenze importanti, insomma quelle di Scamacchia e Raspadori sono sicuramente due assenze che pesano, è come se alla Roma si dovessero contemporaneamente Ebram e Zaniolo, che comunque oggi è mancato moltissimo per gli strappi, per la sua velocità, per la sua qualità, è un calciatore che avrebbe potuto sicuramente fare la differenza. La Roma scenderà di nuovo in campo la prossima settimana contro il Verona, che oggi ha vinto 4-0 contro l'Udinese, un Verona decisamente in forma. C'è da, tra virgolette, da vendicare la sconfitta della girone andata, che fu la prima, dopo che la Roma era passata in vantaggio, subì la rimonta da parte degli Scaligeri, perse la partita. E Verona, che tra l'altro ha 36 punti, si trova solamente a 4 punti dalla Roma, ma è inutile dire che bisognerà conquistare i punti. Mancherà Mancini per squalifica, Mancini che tra l'altro è alla quinta ammonizione consecutiva, 4 in campionato, 1 in Coppa Italia contro l'Inter, ed è in una fase involutiva rispetto al giocatore che avevamo visto nelle scorse stagioni e nella prima parte di questa. È un calciatore che probabilmente fa della foca agonistica, del carattere, delle due armi principali, ma che sta dimostrando comunque dei limiti a livello tecnico, mentre Ibañez ha più un discorso a livello mentale, su Mancini un discorso a livello tecnico. Quindi la Roma probabilmente tornerà a una difesa 4, perché gli unici due centrali disponibili al momento sono Smalling e Kumbulla, e quindi vedremo una difesa 4 con penso uno fra Karsdorp e Mietrandrais sulla fascia destra e Vigna sulla fascia sinistra. Ci sarà sicuramente il ritorno di Cristante con Oliveira accanto, e i tre quartisti saranno Zaniolo, Mkhitaryan Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan dietro ad Abraham. È molto difficile pensare che la Roma possa schierarsi con una difesa 3, potrebbe anche farlo cercando di mettere Karsdorp come gancetto di destra, ma insomma, non essendo il terzino olandese in un grande momento di forma, sarebbe un rischio dover giocare così. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di mettere Cristante centrale di difesa, giocando poi con Smalling e con Bulla gancetti, ma insomma ci sarà tempo per pensarci, anche perché insomma il Verona verrà a Roma per fare la sua partita. I tre davanti sono temibili, perché soprattutto Barak e Caprari sono in un momento di forma straordinario, mentre Simeone, che in questa stagione ha realizzato 12 reti, vive una fase involutiva, non segna da parecchio. Però ripeto, insomma, soprattutto vista la fragilità a livello mentale della Roma, sarà importante riuscire ad indirizzare subito la partita in un certo modo, perché è inutile dire che nella partita di sabato pomeriggio alle ore 18 sarà necessario portare a casa i tre punti. La Roma, a differenza di tutte le altre squadre dell'Inter, della Lazio, dell'Inter in Champions, della Lazio, dell'Inter della Juve, scusate, in Champions, della Lazio, dell'Atalanta e del Napoli, che faranno i playoff di Europa League, non sarà impegnata in questo turno di Conference, perché grazie allo Zorya Luhansk, che fermò all'ultima giornata il Bodo Glimt, ha conquistato il primo posto nel girone e quindi entrerà direttamente negli ottavi a marzo. Questa è una cosa molto buona, perché ci permetterà di non avere impegni durante la settimana e di riuscire a gestire le risorse a disposizione. Ripeto, mancherà Mancini, tornerà Zaniolo, bisogna assolutamente rialzare la rotta, anche perché è stata molto brutta la sconfitta maturata in Coppa Italia la settimana, qualche giorno fa, 2-0 contro l'Inter. Ci sta a perdere a Milano, ma la Roma soprattutto nella prima frazione di gioco non era assolutamente in partita. Capita spesso che la Roma o non entri bene in campo nella prima frazione di gioco o prenda soprattutto tante reti nei primi minuti della ripresa, segno evidente che probabilmente la tensione non è quella giusta nel momento in cui cioè, inizia una partita o soprattutto quando inizia il secondo tempo. Su questo Mourinho dovrà lavorare, perché nonostante sia stato ingaggiato per riuscire a limare o a togliere del tutto le fragilità a questa squadra, purtroppo fino a questo momento il mister portoghese non ci ha messo quel quid in più necessario che tutti si aspettavano da comunque un coach di quel livello. La stagione è ancora parzialmente lunga, però c'è da invertire la rotta, perché in questo momento il campionato siamo settimi e la Juventus con gli innesti di Vlahovic e Zaccaria sta andando molto forte, quindi bisognerà assolutamente giocarsela fino all'ultimo. Mancano 13 partite e soprattutto c'è una Conference da onorare. E quindi, nonostante la rabbia e la delusione mitigati, ripeto, dal gol a 2 minuti alla fine del recupero da parte di Cristante,
bisogna rialzare immediatamente la testa. Detto questo, auguro a tutti i nostri radio web ascoltatori un buon proseguimento di serata. A risentirci nei prossimi giorni da parte di Luigi Masculli.